alla discesa dello Spirito Santo. Questa sera siamo con Maria, nostra madre nel Cenacolo, Maria, lume l'angelo del Signore. Essa raduna i discepoli, circa 120 persone, e là nel Cenacolo l'invita a pregare. In attesa che si compia la beata promessa, quella del Figlio, che avrebbe mandato lo Spirito. E tutti sono in preghiera, anche noi entriamo in preghiera questa sera con Maria e chiediamo che lo Spirito scenda su di noi. Mettiamoci come Maria in umiltà, perché è sull'umile che si posa lo sguardo di Dio. Maria insegnò ai discepoli ad attendere in umiltà la venuta dello Spirito, ad avere pazienza, ad amarsi a vicenda in attesa dello Spirito. E a Pentecoste, dopo 10 giorni, lo Spirito scende e tutto si sconvolge. Tutto viene catapultato in un'altra dimensione, la dimensione nuova. Incomincia l'era dello Spirito. Chiediamo, Signore, questa sera di riunirci in questo cenacolo con Maria, nostra madre, di umiliarci davanti a te e di chiedere che tu ci doni il tuo Spirito. Padre del cielo, donaci il tuo Spirito. Figlio di Dio, donaci il tuo Spirito. O Maria, disponici a ricevere lo Spirito.
nayare 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 namayuro nayure nyararini ananarani Vieni, o Spirito di Dio, scendosi di noi. Vieni, vieni, Spirito di Dio. Vieni sugli umili, sui poveri. Vieni sui malati, sugli indigenti. Vieni su di noi che tendiamo. Vieni sugli assetati e gli affamati. Vieni su di noi deboli. Vieni, o Spirito di Dio. Riempici di luce, o Spirito di Dio. Facci uscire dalle tenebre, o Spirito di Dio. Inondaci di luce, la tua verità splenda su di noi. Spirito di Dio, dacci il tuo calore, la tua vita. Siamo freddi. Dacci la tua forza, siamo deboli. Raddrizza le nostre vie. Spirito di Dio, vieni, vieni. In questo momento scendi su tutti, su tutti noi, come nel cenacolo, scendi, scendi, o Spirito di Dio, noi ti attendiamo e fondi su di noi, o Spirito di Dio. Lo Spirito si sta scendendo su di noi, apriamo i cuori, su di tutti sta scendendo lo Spirito come a Pentecoste, è il momento di un'effusione particolare, lo Spirito del Signore è su di noi. Venne lo Spirito di Dio, le porte si chiusero e tutti lodavano Dio e parlavano in lingue. Yunteron
Possiamo pregare, perché la preghiera è preghiera comunitaria, e se lo Spirito è sceso in ciascuno di noi e la sua parola dimora dentro di noi, ognuno di noi è abilitato dallo Spirito a pregare. Per cui fatevi coraggio, pregate, pregate, è la risposta alla discesa dello Spirito. Concludiamo la nostra preghiera. Che cosa è successo questa sera? Cosa ci ha detto il Signore? Cosa abbiamo detto al Signore? C'è stata un'effusione dello Spirito e fin dall'inizio, e ognuno di noi ha risposto secondo che lo Spirito dava di parlare. Ecco perché ci sono stati diversi interventi, diversi gli uni degli altri, perché sia vera la parola, ognuno diceva quello che lo Spirito dava di dire. Queste molteplici reazioni che sono anche indicate dai 15 così testi che sono venuti diversi gli uni degli altri denotano la molteplicità dell'azione dello Spirito, dell'unico Spirito, e di questo dobbiamo rallegrarci davanti al Signore. È come una tastiera, la tastiera che sotto la pulsione delle dita dà suoni diversi secondo il tono che ognuno ha. Ma una cosa è risuonata così, che Gesù è il Signore, ossia c'è stata una parola costante, Gesù, perché lo Spirito, scendendo nei cuori, ha depositato la parola. Sempre quando lo Spirito scende, deposita la parola. Nel grembo di Maria depositò la parola, sull'altare, quando scende, deposita la parola, perché è nello Spirito, mediante la parola, che il pane diventa carne e il vino diventa sangue. Lo Spirito scendendo in noi deposita la parola che è Gesù. E questo Gesù parla le molte lingue degli uomini, secondo la diversità di ciascuno, ma è sempre la parola che parla. Noi di questo dobbiamo ringraziare e benedire il Signore, quel Gesù che lo Spirito ha depositato nel nostro cuore e che dobbiamo sempre ritrovare nel nostro cuore, se lo vogliamo trovare. Questo Spirito che ha depositato Gesù adesso deve farsi vivere Gesù, come gli apostoli, appena ricevettero la parola, subito si misero a predicare la parola, a dare la parola. Così anche noi, una volta ricevuta la parola nello Spirito, dobbiamo mostrare che la parola è viva dentro di noi e dobbiamo pronunziare la parola con la vita, con le labbra. Questa parola che dobbiamo pronunziare è Gesù, Gesù Salvatore. È Gesù che deve salvare gli uomini, è Gesù sempre in mezzo a noi, è l'unica parola del Padre che viene ripetuta da 100.000 voci, da miliardi di voci, perché è lo Spirito che mette questa parola dentro il nostro cuore e sulle nostre labbra. Alleluia. Alleluia.